Ciao, sono Andrea Fiore, sono amministratore unico di NetProject e oggi vi parlerò di comunicazione. Il termine comunicazione è apparentemente molto semplice, in realtà il mondo della comunicazione è un mondo piuttosto complesso, soprattutto da applicare nei vari settori merceologici dei nostri clienti. NetProject fa comunicazione ormai da 15 anni e si sviluppa in due forme diverse, quella più tradizionale, quindi realizzare materiale grafico, e quello digitale, che è quello più innovativo, che soprattutto ai tempi moderni sta andando parecchio di moda. Quando ci approcciamo con dei clienti, quando si propone della comunicazione ai clienti, si cerca sempre di immedesimarsi nel cliente e cercare di dare la maggior visibilità al loro brand o ai loro prodotti. Come? Cercando di analizzare il settore merceologico, cercare di capire qual è il target del cliente, cercare di percepire il budget del cliente e da lì creare un piano marketing che sia funzionale ed efficace per il cliente stesso. Quali competenze servono per poter lavorare nel mondo della comunicazione? In base a ciò che andiamo a realizzare serviranno le singole competenze, quindi servirà chi è in grado di sviluppare web, chi è in grado di realizzare piani marketing, quindi studiare i clienti per poter realizzare piani marketing e strategie di comunicazione, e poi servono ovviamente dei grafici, possibilmente creativi, ma che sappiano comunque non banalizzare la comunicazione dei clienti. Quando ricerchiamo delle figure nel nostro staff, cerchiamo sempre persone dinamiche e che abbiano voglia di imparare, perché il nostro settore è sempre in evoluzione. Quindi le figure che cerchiamo e che chiediamo nelle scuole di applicare ai propri studenti è la voglia di imparare, non fermarsi a ciò che si è già acquisito, ma soprattutto guardarsi attorno e aver voglia di capire come si evolve il mercato. Sicuramente l'università è una buona base di partenza per poter approcciarsi al nostro mestiere, però questo non basta, serve comunque continuare a fare corsi specifici, ma soprattutto serve fare esperienza. Sicuramente la scuola è un'ottima base di partenza per poter comunque coltivare quelle che sono le proprie competenze e soprattutto saper lavorare in team, saper ascoltare i propri colleghi, sapersi applicare, ma soprattutto approfondire la propria voglia di conoscere ciò che ci circonda. E noi nel nostro mestiere cerchiamo proprio questo, non chiediamo persone già formate e competenti, ma chiediamo persone che abbiano voglia di imparare, perché solo sul campo si impara il vero mestiere. Tutte le aziende hanno bisogno di comunicare all'esterno, perché si può essere bravissime, ma se non lo si comunica ai propri clienti si rimarrà sempre sconosciuti. Siete pronti a scoprire il mondo delle piccole e medie imprese? Vi aspettiamo!